È arrivata un'offerta per Eriksen di 11 milioni e mezzo, che è un po' poco, onestamente. E quindi noi la rifiutiamo. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Football Manager. Io sto valutando il da farsi perché Eriksen mi costa 9 milioni l'anno, che è un botto, per un 32enne, che è un botto. Allora, o lui rinnova, ma la vedo male. O se vende. Settore tecnico, già l'abbiamo fatto. Su, fai il bravo. Se lo abbassa lo stipendio? Ma se lui se lo abbassa, se può fa. 3 anni. Se lo abbassa. Se lo abbassa. Allora si può lavorare. E lui lo stipendio se lo abbassa, io quasi quasi me lo tengo. Ragazzi, ma magari ci casca. Mi sembrerebbe una gran cosa, se posso dirlo. Non fai allenamenti, ragazzi. Gli allenamenti, allora, 2 settimane, stagione di partite, e quale pubblica utilità, insomma, costa pubblica utilità, difesa, anzi attacco, ragionato, e qua andiamo così, allora. Ragazzi, partita con Liverpool delicata, molto, molto delicata, delicatissima, delicatissima. Però, voglio credere che si possano fare buone cose e andiamo. Rajic una volta non era, no, era una volta il titolare, adesso non lo è più. Spiace. Spiace, un po' spiace, ma che tocca fa? Sorprendiamoli? Li sorprendiamoli? Sorprendiamoli. La vittoria con questi sarebbe una manna dal cielo, ma non arriverà mai. Cosa fa? Cosa scivoli, Pacheco? Reggi in piedi, Pacheco? Guarda quest'altro che cosa ha fatto! Disastro. Che disastro, che disastro. Vediamo un po' a Curtis Jones. Ah no, beh, mazza. No, mostro. Mostro vero questo. Ma quanto cazzo non è forte Curtis Jones? Non gliele facevo queste statistiche, onestamente. Vabbè, diciamo che noi siamo un pochino fuori da. Ci stanno a sfondare. Salvati dalla traversa. Ma se escono inizia a segnare. La vedo muy mal. La vedo muy mal. È tua comoda, eh? Oh. Ah, c'è ancora Mané. Mamma mia. Non riusciamo a uscire. Ci stanno a mettere sottissimo. 8 tiri a 1, 9 tiri a 1. Dai, ragazzi, su. Un po' di brio. Questa si potrebbe anche recuperare, eh. Però c'hanno sempre. Eriksen! Gonzalo.
Agonzà e Fatschenkraut. Espulso, fermi. 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 Allora, offensivo. Pressa, pressa. Squadra alta. Non così alta. Pressa. Per Diana pressa. Halil, principe Halil, oggi male. Usiamo questa situazione a nostro vantaggio. Niente. Quanto mi fanno rosicare sotto porta. Bravi ragazzi, bravi. Bravi ragazzi, su. Bravo Sesko, Eriksen per Toney. Vabbè, a Toney però. Cioè, aiuto. Ma veramente. Fuori Mufasa, fermi. Tirate fuori Mufasa. Ma fuori Sesko. Ma dentro Mbeumo. Ci salva lui! A chi? Bravo, Ayer. Sempre presente. Sesko, Sesko. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Ma chi cazzo non l'ho preso io? È il fratello quello elettricista. Beumo. Mufasa, niente, Mufasa. Quanto ci servono? Bravissimo Mbeumo! Tarantolato Mbeumo! Tarantolato Mbeumo! Tarantolato! Tarantolato Mbeumo! Ammazza che recupero! Così ti voglio Mbeumo! Così! Che coppia! Che coppia! Ancora! Che si vince! No, eh. Vabbè, arriva, pareggio con Liverpool, è oro colato, eh. È oro colato, ma non scherziamo. Cioè. Aia, fisioterapia. Bravo, Ayer. Bravo. Allora. No. No. Onestamente no. Onestamente no. Dico la verità. Ma appena parte che c'è una mezza decisione contro. Che c'è, Bidstrup? Vuole andare in prestito? Ma non c'è tipo 5. No, 23 anni, vabbè. Vai in prestito. Se vuoi andare in prestito, va in prestito. Joe Higgins. Aleandro Balde. Sì, vabbè, però qui, raga, ogni giocatore del Manchester United, del City o del Liverpool parte da 50 milioni. Non si discute. Cioè, mi sembra un attimino fuori fuoco qua la gestione. No? Boh. Mi sembra. Tu osserva tutti. Che i soldi ce l'abbiamo. Questo già arriva. Questo già arriva. Una bomba. Vabbè, qua mi devo guardare io. Allora, Burnley. Qui bisogna fare punti, eh. Beh, uno si è guadagnato il posto. Eh sì, eh. Oggi sì. Oggi sì.
Sì. Partecipa, arrivederci. Gordon, bravo. Chi non è contento s'attacca. Allora, io c'ho a rischio. Alil, Pacheco, Sesco, Eriksen, Sorensen, Valls, tutti. Praticamente tutti. Allora, Alil, Pacheco e Sesco, intanto. Alil. Beumo. Beumo è più seconda punta che centravanti, però. Poi Jensen, poi Rašić al posto di Pacheco, Esteves mettiamo Roslev, Šeško fatto in giro in panca e Valls gioca Bidstrup. R, si cambia tutto oggi. Che belle ragazzi. Dai, su. Famo i seri per cortesia, eh. Dai. Cominciamo, eh. Io so che oggi Mbeumo farà qualcosa, me lo sento. Ancora. Toney! Luca Toney! Tu per me numero uno. Bene, bene. Il nostro Toney non tradisce, almeno in queste partite più easy. Dai ragazzi, noi potremmo accarezzarlo il sogno conference, ma bisogna trovare continuità, cosa che purtroppo non abbiamo. Cosa che purtroppo non abbiamo. Oh, ma c'hanno sempre loro il pallone? Calma, calma lì. Quasi quasi faccio uscire Ayer al secondo tempo. Squadra che nei titolari è molto buona, nei panchinari un po' meno, ma ci si lavora. Bellissimo, la doppietta di Luca. Bene, grande Toney. Toney tanta roba. Altro che quel pennellone di Šeško! Altro che quel pennellone di Šeško! Ha detto bene uno nei commenti qualche episodio fa. Mamma mia, Petar! Che non posso ripeterlo, ma era un gioco di parole sulla parola Šeško. Ah, bravo, Petar! Ma cosa Mbeumo fuori? Ma fallo giocare! Arrivata la contusione alla tibia? Eh no, allora no. Avanti così. Allora, io direi che intanto Jansson al posto di Ayer è un buon inizio. Facciamo riposare il nostro campione. Con calma. Bravi. 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 Beumo, pure che ti sei fatto male, che te frega. No, Beumo.
Ah, c'ho Sorensen con la bombola d'ossigeno. E chi c'ho? Un panca? Non mi sono parlato. Portato gode. Alil, dai. Ci voleva gode oggi. Loda. Bella partita comunque, devo dire oggi. Calma. Racic. Onyeka. E addirittura. Onyeka di cattiveria. Ottantesimo la partita è ancora lunga. Onyeka. Onyeka da solo. Squadra sbilanciata. Bella palla per il principe Alil. Alil. Alil Babua. Segna sempre lui. Bene, ottimo. Con molta calma. Bravi ragazzi. Abbiamo. Appoggia, metti in mezzo. No, la tripletta di Toni però la volevo. La tripletta di Toni la volevo. Se la merita, Luca. Se la merita, Luca. Famogli portare a casa il pallone. No, lui è altruista. Jensen! Ma perché tirano tutti alto? Dai, dai. Bene così. 3-0 rotondo, tranquilli. Squadra lissa, ma va bene così. Pedersen. Sicuro. Ormai stabilmente titolare. Ma è fine Cemani a casa. Mannaggia a casa, arbitro. Ale. Bravi tutti. Bella prestazione. Abbiamo 2 giorni. Luca è fantastico. Luca è fantastico. Rai preferisce Tony a Mbappé. Ma perché? E dopo Dennis, era meglio di Mbappé pure Dennis, vero? Vabbè, interniamo pure Riemer, benissimo. Mannaggia. Ma tutti io li trovo. Allora, col Southampton torneranno un po' i titolari. Charlie Gode. Io devo dire che se la sono cavata tutti molto bene. Tutti. Ma anche Jensen. Devo dire che è stata una bellissima sorpresa. Ma io quasi quasi confermerei questi. Sapete che vi dico? Sono tentato. Sono molto tentato. Perché? Hanno giocato bene, ragazzi. Hanno giocato bene. Non posso. Non mi posso lamentare. Ernia, addirittura. Vabbè, Baptiste. Diamine, attiva estensione. Abbiamo esteso il contatto di Baptiste. Ebbene sì. Ebbene sì. Io devo trovare assolutamente. Ho flashato che era il mio, ho detto oddio, invece no. Io c'ho Morgensen. C'ho solo danesi io. Ma perché sto feticcio di. Oh.
Aia, ma te tengo fuori e te fa male lo stesso. Come funziona qua? 92 milioni! No, vabbè, ragazzi, ma che... È un attimino inflazionato! È un attimino super inflazionato il mercato in premio, un attimino, eh! Bravo Sorensen! Vabbè, allora, fresco di rinnovo, Baptiste oggi si prende il campo. Sì. Ma quale permesso di lavoro? Oh. Quanto piano? 23.000 euro? Ah, mo ho capito! Mo ho capito gli inglesi sul discorso dei permessi di lavoro. Tutti a fare i grandi cose. Ah, beh, il permesso di lavoro ci serve per tutelare. Ma che vuoi tutelare? I 23.000 euro a contratto vuoi tutelare? Vanno tutelati. Vabbè. Hai capito gli inglesi? Non la sapevo sta cosa. Fanno tanti ripuliti, ma alla fine. Sono molto simili a noi, eh. In fondo, eh. I cari amici. Vabbè, va. Dai, raga. Serve una difesa forte. Demotivato, Onyeka, ma chi se ne... Ah, Onyeka, tanto c'ha il piede fuori dalla porta. Ma chi te se schioppa, Onyeka? Ma chi te se schioppa? Fa come te pare. Fuori! Subito fuori! Bravissimo! Fuori di qui! Fuori di qui! Che cazzo è successo? Boni! Non in possesso! Arser pressing! Questi stanno un uomo meno! Mi è piaciuto questo inizio di partita! Bravi! Mi è molto piaciuto. Beumo. Ah. Gonzalo. Riapri. Per Beumo di nuovo. Giro Beumo. No. Non puoi. Non puoi. Pago. Quant'è? No. Un gol del genere va celebrato. Ah. Dai, su. Mamma mia, Beumo. Cosa c'è? Una stecca al posto del sinistro. La palla tele. Il sinistro telecomandato di Mbeumo. Il sinistro telecomandato di Mbeumo. Bellissimo. Mbeullissimo. Viene da dire. Mamma mia, che impatto Mbeumo su ste partite. La faccia di Sesco che sta un panca a guardare. Mamma mia. Dai, ragazzi. Continuate così, continuate così, continuate così. Dai. Bistrup. Alla bandierina. Aiaier. Ci siamo? Vediamo questa azione prima. Parte Toney. È un po' lontano. Ma porco tutto! Baptiste, no così però, Baptiste. Te prego, Baptiste. Allora, io direi di buttare nella mischia Jansson al posto di Haier, assolutamente. Janelt al posto di Onyeka. E Sesco al posto di Toney. Potrebbe essere la partita per Sesco? Vediamo. Scopriamo. Siamo in pieno possesso, ma a me preoccupano tanto questi 1-0 risicati. Gioca bene però il Southampton. Che non siamo noi.
Mi confondo sempre per... Sto stanco, è una giornata lunga. Sorensen, Baptiste, Bistrup! Lo sapevo. All'urlo di Mister, noi siamo i rossi, non i gialli. Bistrup la spacca di cattiveria, di prima. Lascia partire la gamba e si merita una lode. Hai capito la pa i nostri panchinari meravigliosi, eh? Devo dire. Non c'è la minima traccia di intesa fra questi ragazzi, ma va bene lo stesso. Gonzalito, Pembeumo. Gonzalito. Janelt, ancora Gonzalo. Janelt. Niente, Sesco, manco con le mani. Manco con le mani questo. Bravo Baptiste. Bravo Baptiste. Mamma mia, che partita. Tarantolato Baptiste oggi. Bella vittoria pure questa, ben fatto. Che ci porta al decimo posto, che non è male, eh? Si potrebbe fare di meglio, però bravo. Chelsea 2-0. Allora, ragazzi miei, vediamo un po'. Abbiamo Tottenham, Brighton, Leicester, West Ham, Fulham e Wolves, che mi sa li facciamo lunedì in live. Se sei, sarebbero l'ideale, così da poter poi fare il mercato all'inizio, per quanto poi alla fine sta squadra io non andrei a smuovere troppo, eh. Posso dire la verità. Cioè, la squadra che mi piace. Sì, qualche innesto, ma non la voglio stra... Adesso esce Onyeka. Esce Onyeka e arriva Rafael Luiz. Che va bene. Devo dire. Bene, vedete in confronto a Onyeka. Com'è la situazione? So praticamente la stessa cosa. Solamente che uno ha 7 anni in meno dell'altro. Addirittura. Ha più equilibrio e integrità fisica. Rafael è un po' più lento e meno resistente. Fantasia più alta, impegno più basso di tanto, ma ci si può lavorare. Contrasti 2 punti in meno, marcatura 1 punto in più, passaggi 1 punto in più. Ci andiamo a guadagnare, ragazzi. Aggressività molta meno, però molta meno. In quel ruolo potrebbe. Poi arriva Endgame, che è un bellissimo innesto, secondo me. E poi arriva Fernandes, che però va in primavera. Poi arriva Diomandé, ma Diomandé dobbiamo capire un attimino. Dobbiamo capire un attimino con Diomandé cosa fare, perché è un po' problematica. È un po' problematica la questione di Diomandé. Comunque, ragazzi miei, io per adesso vi saluto. Vi aspetto lunedì, sempre intorno alle 4, 5, 6. Poi vi comunicherò la data, l'orario come al solito via Instagram. Però, insomma, oggi siamo andati bene. Sono contento. Ci aspetta un quartetto, anzi, un sestetto abbastanza impegnativo, ma la squadra gira, siamo lontanissimi dalla zona retrocessione, 12 punti di vantaggio, vedete. Si prospetta una stagione abbastanza tranquilla, non dico serena, però 7 e mezzo. Vediamo che cosa accadrà.